Buongiorno ragazzi, abbiamo appena comprato il Fluffy Slime. Noi l'abbiamo già aperto per vedere com'era ed è bellissimo. Noi ci abbiamo messo della farina perché, dato che funziona meglio, allora è più morbido ed è più fluffy. Abbiamo messo l'amido di mais, però va benissimo anche la farina, non vi preoccupate. È bellissimo, è perché morbido. Prima appiccicava. Adesso appiccica di meno. Guardate, io adoro questo rumorino. Ma sta bello. È proprio bello. Poi noi l'abbiamo preso al profumo di lilla, che l'abbiamo trovato bianco. Ci sono anche altri colori, che sono, allora, il giallo, che sa di profumo di rosa, che è buonissimo. Il rosa, che profumo di violetta. Il celeste, che profumo di lavanda. Mentre il bianco, che è quello che abbiamo noi, è il profumo di lilla. L'azzurro, profumo di mix fiori, che è buonissimo. Il verde, invece, è profumo di tè verde, che anche quello io lo adoro. Wow. Fa toccare... Però c'è un gramulo. No, è perché tipo si deve ancora formare, abbiamo aperto. Allora, come potete vedere è molto morbido ed è più fluffy di quello che pensavo. Fluffy. Ovviamente se lo maneggiate un pochino dopo diventerà più morbido e più elastico e si potranno fare quelle cose così, tipo questi, che si vedono nell'immagine. Tipo questi. Questo. Quindi proviamo, però dobbiamo allargarla. Ecco, non abbiamo questo. Elasticizzarla, sì, abbiamo quello. Sta bello, però questo. Elasticizziamo. E 6 di 6. Facciamo così. Cos'è 6 di 6? Cosa significa 6 di 6? Che sono 6 e ne hai fatti 6. 6. Così, però è bello. Devi fare prima allungarlo. Ti è che l'ho fatto io. Guarda un po' come si fa. Mi parlo dal maestro. E sta bello. Una cacchetta. Una cacchetta. Insomma. Sembra colla. A me non sembra colla. Colla un po' secca. Senza colorante. Esatto. E senza colorante. No, lascia. No. Posso provare io?